Amici e amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaia. Allora, come stai? Spero molto molto bene. Come avete letto dal titolo, quest'oggi video diverso dal solito, che magari alcune persone lo fanno a settembre, ma io ho deciso di farlo ora nel periodo delle vacanze di Natale, quindi prima di rientro a scuola a gennaio, perché ci sono state delle modifiche da settembre a gennaio. Quindi, come avete letto dal titolo, quest'oggi vi farò vedere cosa c'è nel mio zaino. Ovviamente non faccio l'elenco precisissimo, però dico in generale cosa ci metto dentro. E niente, prima di iniziare col video mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che c'è un nuovo video. E in più, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo pollice in su. E quindi io direi di non perderci con le chiacchiere ed iniziare subito. Allora, cosa c'è nel mio zaino? In particolare il mio zaino è uno classicissimo che quasi tutti hanno, perlomeno gli studenti delle medie della mia classe, cioè della mia scuola, ce l'hanno quasi tutti, ed è questo qua, della North Face, molto usato perché ce l'ho tipo dalle elementari, tipo dalla quinta elementare, che mi è stato regalato dai miei genitori come regalo di Natale, e quindi lo utilizzo sempre e tantissimo, oppure alterno anche con una cartella trolley, però non la uso più e uso principalmente questo, cioè sempre ogni giorno, anche quando ci sono tantissime materie uso sempre questo perché comunque ci sta quasi tutto. Oppure le altre ore o altre ore, cioè più che altro nei giorni dove ci sono più ore, 2 ore le salto perché ho il DELF oppure ho il CAT, eccetera, quindi diciamo che non devo portare quelle materie. E quindi questo qua è il mio zaino, molto classico, e l'ho deciso di decorare a mio piacere, e gli ho messo questo tipo portachiavi così. E poi questo, se vedete, è della Neos, che è tipo il nome che devi mettere, cioè tipo il bigliettino che metti sulle valigie, anche lì per decorare la valigia, con il nome, dove abiti, il numero di telefono in caso se la tua valigia si perde, eccetera. E niente, io l'ho messo qua perché mi ricorda il viaggio che ho fatto con la Neos, con i miei genitori, e che siamo andati a... Dov'è che eravamo andati lì? Con la Neo siamo andati a Sharm el Sheikh. E quindi mi ricorda quel viaggio perché è stato bellissimo. E infatti ho deciso di mettere appunto su questo zaino questo dettaglio, ecco. Poi, dentro il mio zaino, al suo interno, ci troviamo sempre e soltanto quaderni e libri. Vabbè, ovvio, quaderni e libri delle diverse materie, eccetera. Poi nel caso se volete un video specifico ve lo faccio, vi faccio tutti i miei quaderni, tutte, cioè come li ho messi, come sono, e anche tutti i miei libri, perché ce ne ho tipo 40 libri. Poi, dentro il mio zaino troviamo astuccio e diario, e a volte, vabbè, o iPad o Mac, quando ci servono per fare dei lavori in classe, che ci serve il computer, eccetera, e poi anche il libro che leggo del mese, perché noi, la nostra prof di italiano, ci fa leggere un libro al mese, e quindi io metto il libro che stiamo leggendo, in modo tale che se c'è qualche supplenza, eccetera, oppure ci sono delle ore buche, eccetera, utilizzo questo in modo tale da non, anziché cazzeggiare, leggo. Poi abbiamo dentro diversi astucci, e sono tanti, tanti, tanti. Allora, abbiamo prima di tutto questo astuccio, che è bellissimo, così te lo chocolate, ed è adoro, è stra bello, con dentro le cose principali, quindi le penne, le matite, poi lo sbianchetto, il compasso e la squadretta. E anche un righello. Poi abbiamo, quello è primo astuccio. Poi abbiamo questo astuccio, che è stupendo, che può essere double fax, diciamo, che faccio così, è argento. Invece faccio così, è tutto arcobaleno. Con dentro, come potete dedurre dal rumore,
matite, quelle che uso più che altro per, cioè, tipo, se dobbiamo fare tipo dei disegni, cioè, devo magari colorare qualcosa, oppure, cioè, non so, sottolinea di rosso questo, sottolinea di verde questo, in modo tale che ho queste, senza usare quelle belle, che le utilizzo più per la maggior parte delle volte per, arte e per tecnologia. Poi abbiamo i pennarelli della Stabilo, quelli a punta fine, ci sono questi qua. E quelli a punta grossa, che sono questi qua. Anche questi ce li ho dalla quarta elementare o dalla quinta o dalla terza, non mi ricordo. E mi ricordo che in quegli anni tutta la mia scuola aveva soltanto questi pennarelli. E infatti erano andati di moda un botto, perlomeno nella mia scuola andavano tantissimo di moda. E infatti la nostra maestra, se sta vedendo questo video, io la saluto, ciao Lucia, li chiama i rotoli di papiro. E niente, e da quel giorno siamo tutti impazziti e tutti andavamo a comprarli. Poi abbiamo un altro astuccio che è questo, dove principalmente ci metto gli evidenziatori. Infatti ho e anche il temperino e un plettro in caso mi serve, così magari ho lasciato a casa la scatolina dei plettri, ho quello con dentro tutti gli evidenziatori, quelli principali che ho, e poi tutti questi, quanto casino che sto facendo, questi qua tutti della Stabilo e anche questo, e poi appunto questo temperino e questo plettro. Poi questi qua è quelli prima che avevo da questo Natale, e poi a Natale sono arrivati questi che sono stra happy, che sono tutti gli evidenziatori della Stabilo. Allora, è una storia, cioè, simpatica, bellissima e divertentissima, però ho voglia di raccontarvela e quindi ve la racconto. Questo Natale io insistevo già da prima, tanto tempo fa, che volevo gli evidenziatori della Stabilo. E la mia migliore amica, ciao Ceicius, mi conosce molto bene e sa che sono una fan della cancelleria, perché anche il mio quaderno è stupendo, lo so. Però nel caso poi ci faccio un video dedicato al mio quaderno. E io ero andata anche con i miei genitori in una cartoleria e ho visto che comunque c'erano questi evidenziatori stupendi, bellissimi. E tipo, non so in che maniera, ho cercato di convincere i miei genitori a comprarmi questi evidenziatori. Però loro all'inizio non volevano. E quindi gli ho detto persino di comprarmi questi al posto delle Air Force, che è un regalo di Natale, anche quello. E quindi loro hanno detto: no, no, ti compro le scarpe e così cos'ha. E poi, il giorno di Natale, mia mamma e mio papà mi danno questo regalo. Io non me lo sarei mai aspettata, perché avevano detto all'inizio: no, ma tanto ce li hai di già, ce ne hai, ce ne hai, ce ne hai, ce ne hai tantissimi, perché effettivamente è vero, ce ne ho tantissimi. Prima che avevo questi, oltre a questi qua che vi ho fatto vedere che sono dentro questo astuccio, ce ne ho veramente tanti. E quindi hanno deciso di tenermi questo segreto. Loro il giorno dopo sono andati a comprarmeli, ma non è che me li hanno messi sotto l'albero, no, me li hanno mangiati proprio il giorno di Natale. Noi di solito apriamo i regali il 24 a mezzanotte, dopo che torniamo magari da mia nonna, che abbiamo fatto il cenone, eccetera, andiamo a casa e li apriamo. E oppure alcuni li apriamo alla sera, quindi il 24 a mezzanotte, oppure altri il 25 mattina. E quindi avevo proprio, volevo aprire i regali quest'anno, e quindi non li abbiamo aperti sia il 25 che il 24. Allora, sì, esatto. E questi qua sono strabelli, li volevo da tantissimo tempo, e quindi me li hanno dati il 24, cioè sì, il 24. Io non me lo sarei mai aspettata di avere veramente questi qua, perché all'inizio mi hanno detto: no, no, ce ne sono già troppi, basta, basta, perché sennò o entrano questi in casa oppure noi usciamo, cioè, tra virgolette, perché ho veramente tantissime cose.
E allora, la mia migliore amica, ciao Ceciusso, ti ho salutato prima ma ti risaluto, mi ha regalato gli evidenziatori. E allora io, quando ho aperto prima il regalo della Ceci, ho visto gli evidenziatori e io ero strafelice. Poi ho aperto il regalo dei miei genitori ed erano di nuovo degli evidenziatori. E io ero andata in panico perché ho detto, oh mio Dio, è doppio il regalo quindi. E allora, cioè, diciamo che ero stracontenta, ma allo stesso tempo non sapevo quale utilizzare prima, quindi per evidenziare le cose, per fare i titoli, eccetera. E allora è andato un attimo di panico, però dopo, per fortuna, che mamma mi aveva preso questi qua pastello. E la mia amica, la Cecius, mi aveva preso questi qua, diciamo, i classici. E quindi sono strappi per questo, infatti penso che, cioè, esempio, ora per fare dei compiti, delle vacanze, per scrivere magari i titoli, eccetera, sto usando tutti e due. E anche ci sono dei colori che io non avevo mai usato prima d'ora. Ad esempio, tipo questo qua, che è il viola scuro, ed è stupendo. Oppure questo qua, eccetera. Ma anche molti altri, anche da questa parte qua, ad esempio questo. È bellissimo. Poi questo qua è bellissimo, è tipo un lilla. E comunque niente, sono tutti stupendi e sono bellissimi. Però questi qua non so se portarli a scuola, magari ne porto uno al giorno per le materie che mi servono, esempio tipo per storia, per geografia, quando li uso e basta, non li porto tutti perché se no non ci starebbero. Vabbè, anche questi evidenziatori e queste matite non li porto sempre perché se no non ci starebbero veramente in cartella e sarebbero, cioè, ci sarebbe troppe cose. E quindi niente, questa qua è una piccola storia, tipo uno story time di come il giorno di Natale mi è venuto un infarto perché pensavo che avevo due regali uguali. E niente, però sono comunque lo stesso felicissima, infatti sono stracontenta di aver ricevuto quei tantissimi regali. Poi ovviamente c'è dentro uno zaino di uno studente, sempre, cioè perlomeno tutti gli studenti che ho conosciuto, avevano il diario. E niente, questo qua è il nostro diario. Purtroppo lo devo censurare perché ci sono scritte, perché da noi, nella nostra scuola, è stato donato dall'Avis, l'Aido e l'Atmo, che sono le tre associazioni principali. E quindi, per non farvi venire nella mia scuola, ve lo devo censurare. E quindi ve lo censuro con le mani, così. Questa qua è la copertina e poi il retro è tutto giallo con questa scritta. Aiuto. Ok. C'è scritto: questo diario è stato donato dagli studenti da Visai dove Admo e poi vabbè ci sono tutte le nostre scuole, quindi eviterei. E niente, questo qua è quello che c'è dentro il mio zaino. Spero di non aver dimenticato nulla. Vabbè, ovviamente oltre ai quaderni, come ho detto prima, i libri. Nel caso su questo ci faccio un video dedicato. E niente, io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!